Lo tsunami dell'elettrificazione è arrivato in Europa e in Italia e BYD, Build Your Dream, presenta un SUV compatto, medio anzi, dalle linee ispirate proprio alle onde del mare, la BYD Atto 3. Con i suoi 4,45 m è ideale per una famiglia ed è ideale anche come singola vettura di famiglia, perché l'autonomia da 420 km grazie alla batteria da 60 kW permette veramente di viaggiare ovunque. Il cuore della BYD Atto 3 è il motore da 204 cavalli integrato 8 in 1, ovvero tutto il powertrain, come lo definiscono, è realizzato in casa da BYD, con enormi vantaggi in termini di autonomia. E naturalmente tutta la tecnologia BYD si trova anche nelle batterie, le famose Blade Battery, più sottili, più compatte, ma soprattutto con un'elevata concentrazione di accumulo di energia. E questo, grazie anche all'aerodinamica, permette un'autonomia appunto di 420 km, che si riscontrano davvero nell'uso quotidiano. Pensata e realizzata appositamente per i clienti europei, la BYD Atto 3 è davvero esteticamente riconoscibile grazie a un design ispirato appunto all'oceano, ma anche ai draghi cinesi. L'abitacolo è un vero e proprio salotto, curato nei minimi dettagli e veramente comodo per 5 passeggeri. Bagagliaio da 440 litri, che può arrivare a oltre 1100 litri, offre spazio per tutti gli hobby della famiglia. Nonostante il grande schermo centrale, rotante peraltro, che può essere messo in verticale o in orizzontale, c'è anche un cruscotto digitale piccolo, solidale con il piantone dello sterzo, ma che permette al conducente di avere tutte le informazioni di guida a portata di sguardo. Particolarmente avanzato anche il sistema di infotainment D-Link 4, che permette di accedere a tutta una serie di risorse di intrattenimento che rendono il viaggio ancora più piacevole. Semplice e intuitiva da guidare, ha tre modalità di guida preimpostate: Eco per risparmiare il più possibile, Normal per la guida di tutti i giorni e Sport, che offre tutto lo spunto disponibile per uno scatto da 0 a 100 in poco meno di 8 secondi. Niente di eccezionale, ma quello che fa la differenza è invece la ripresa, che è molto scattante, quindi in fase di sorpasso basta affondare il piede sull'acceleratore e si percepisce lo scatto dell'elettrico. Particolarmente completa anche la dotazione di pulsanti sia sul volante per la regolazione dell'infotainment e dei sistemi ADAS, anch'essi molto completi, oltre che la pulsantiera dietro la leva del cambio, che permette di attivare tutte le funzionalità utili alla guida. Anche la dotazione di accessori è particolarmente ricca e nella versione design che abbiamo in prova comprende anche il tetto panoramico particolarmente generoso apribile. Non mancano accessori come la ricarica wireless, e una dotazione di accessori davvero completa fanno di questa Atto 3 l'auto ideale per famiglie moderne che non vogliono incappare in blocchi del traffico legati ad alimentazione benzina o diesel. I prezzi della BYD Atto 3 vanno dai 38.800 euro per la versione Comfort ai 40.790 euro della versione Design, ovviamente incentivi esclusi, e quindi con il nuovo pacchetto di incentivi disponibili dal governo un prezzo che si potrebbe ridurre di 11-13.000 euro a seconda dell'ISEE. La guida risulta particolarmente silenziosa in tutte le condizioni, si avverte giusto un piccolo fruscio alle andature più elevate. La batteria Blade Battery BYD con una capacità di 60 kW può essere ricaricata dal 30 all'80% in meno di mezz'ora al caricatore in corrente continua. Al raggiungimento dell'autonomia estesa di questa Atto 3 contribuisce anche il design particolarmente aerodinamico, con un CX di appena 0,29. In accelerazione si avverte appena un sibilo, per il resto è il silenzio assoluto. La posizione rialzata mette in comando il conducente sulla situazione di ciò che avviene per strada, si ha un'ottima visibilità in tutte le direzioni.
chiaramente la taratura delle sospensioni è piuttosto morbida per offrire un comfort davvero notevole. I sedili con poggiatesta integrato danno un tocco di sportività in più. Il comportamento dinamico anche in curva è ottimo per via del peso delle batterie posto sotto il pianale. Gli interni sono originali e non mancano di un tocco di fantasia. Grazie alla rete per tenere gli oggetti nelle portiere, fatta un po' a chitarra, che può essere anche suonata.